Le news di oggi sono estremamente, estremamente, estremamente succose. L'ho già detto estremamente. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e prima di cominciare con le news io vi devo dire grazie, siamo arrivati a oltre 1000 iscritti sul canale, per cui grazie, davvero è un sogno che si avvera, tutto grazie a voi. Quindi grazie. Parlando di cose un pochettino più tech, questo mercoledì, e più precisamente il 18, ci sarà la conferenza di presentazione delle RX 6000 e io sarò presente su Twitch per innanzitutto cercare qualche performance ufficiale delle RX 6000 insieme a un ospite d'eccezione. Marco di MV Hardware ha gentilmente accettato una collaborazione per cercare appunto di trovare un po' di info sulle nuove RX 6000, per cui ragazzi mercoledì preparatevi perché ci sarà davvero tanta tanta roba da vedere. Andando al succo del video, adesso abbiamo delle news su RTX 3060 Ti, RTX 3060, RTX 3050 Ti e la RX 6800 XT che potrebbe arrivare alle performance della 3090. Ma andiamo con ordine. Allora, qui ho aperte un bel po' di pagine di Chrome che adesso vi andrò a far vedere, in cui si parla di un casino che sta succedendo in questo momento perché la 3060 potrebbe avere 12 GB di RAM GDDR6 e la 3060 Ti potrebbe averne 8. Un attimo, vi do 2 secondi per capire quello che ho detto. La 3060 liscia potrebbe avere 12 GB di RAM, la 3060 Ti potrebbe averne 8. Perché molti analisti hanno detto, beh, la 3060 Ti era già in procinto di essere pronta al lancio, era già in lavorazione e quindi aveva semplicemente 8 GB di RAM. Dato che però AMD con i suoi 16 GB di RAM sulla 6900 XT, la 6800 XT e la 6800 ha fatto cambiare idea Nvidia, che ha detto, oh cavolo, forse possiamo ancora correre ai ripari, perché non mettiamo 12 GB di RAM sulla 3060? So che questo è un leak effettivamente abbastanza succoso, molto importante, ed è un leak, ma io mi riferisco sempre a Videocards, perché ricordo sempre che Videocards al lancio dell'RTX 3000 ha praticamente indovinato il 97,3% di tutti i particolari che poi si sono rivelati essere veri. Abbiamo qualche bella vista di qualche modello di RTX 3060 Ti da parte di MSI. Abbiamo in punto la Gaming X Trio, la Ventus Triventola e la Ventus Dual Ventola e abbiamo anche una Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge, formato molto piccolo, molto carina come scheda, e speriamo semplicemente che ci siano le performance che tutti quanti ci aspettiamo. Ma la cosa interessante, per quanto la 3060 Ti abbia 8 GB di RAM, e anche questo qui, c'è praticamente un leak sul profilo Twitter di Copite7Kimi. Ragazzi, questi qui sono leaker che creano dei profili Twitter apposta per condividere questi leak con tutta quanta la rete. Vediamo un attimo che c'è questo, soprattutto questo tweet che ci interessa. Davvero? La RTX 3060 avrà 12 GB di GDDR6X, mentre la 3050 Ti avrà 6 GB di GDDR6X. Beh, abbiamo qualche leak in più sulla 3050 Ti e sappiamo anche che ci sarà una variante della 3050 che appunto è la Ti, e ci sarà anche una versione liscia, ovviamente. Un'altra cosa interessante per la quale noi tutti siamo morti alla conferenza AMD era che, unendo un processore Ryzen 5000 a una scheda madre della serie 500 a una scheda video della serie RX 6000, si poteva avere un boost alle performance di videogiochi e software di produttività di circa il 13%. Beh, GamerNexus invece ci dice, guardate, questa cosa è un'accelerazione software, non è assolutamente dovuta all'hardware, e qui faccio ammenda anche io perché credevo che fosse una cosa dovuta all'hardware. Sapete, Infinity Fabric, Infinity Cache combinate insieme potessero portare delle performance in più, ma a quanto pare il nuovo SAM sarà in grado di sfruttare molta più banda del PCI Express e anche
le schede grafiche Nvidia potranno avere un po' del boost delle prestazioni che le RX 6000 possono avere con i Ryzen 5000, ed è una cosa molto interessante. Significa che voi potreste avere delle performance gratuite dalle vostre componenti senza dover per forza fare un upgrade. E beh, quando ci sono delle performance gratuite è sempre una bella cosa per gli appassionati dell'hardware. Adesso, ultima news, ragazzi. Quest'ultima news potrebbe davvero distruggere il mercato. Come ho già detto, la RX 6800 XT è una scheda grafica molto interessante, poiché a $649 al lancio ha più o meno le stesse prestazioni di una 3080, in alcuni giochi va meglio, in alcuni giochi va peggio, ma si distacca dalla 6900 XT e quindi di conseguenza dalla 3090 di circa un 10%. Sapevamo anche che le nuove RX 6000 potessero salire molto di frequenza, si parlava già di 2.500 GHz, quindi 2.5 GHz. E beh, a quanto pare c'è stato pervenuto qualche leak dal leaker Raichu, che ci dice... Beh, la 6800 XT è una scheda davvero che va molto bene, può overclockare fino a 2.5 GHz e più di 2.5 GHz e avere delle performance vicine a quelle della 3090. Quindi, se questa cosa è vera, significa che effettivamente questa scheda grafica, quindi la 6800 XT, potrebbe essere un... furto, praticamente, perché per $649 voi avrete 16 GB di RAM, una scheda grafica che potrebbe essere molto 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 vicina alle performance di una 3090 e quindi di una possibile 3080 Ti, scheda della quale non abbiamo ancora alcuna certezza e nessun leak serio, ecco perché non ho ancora trattato l'argomento. La presentazione di mercoledì dell'RX 6000 sarà ancora più interessante dopo aver scoperto questo particolare, ragazzi. Io vi dico semplicemente la mia. E cioè, Nvidia quest'anno non sa davvero dove mettere le mani. Abbiamo avuto il problema di poche schede grafiche. Io ho acquistato una 3080 il 20 settembre. Siamo a oggi al 15 novembre e ancora non ho avuto la mia scheda. Sono 53esimo in lista d'attesa su Draco. Ci sono stati problemi dei condensatori. C'è adesso una lineup di schede non troppo chiara, perché una 3060 con 12 GB di RAM e una 3060 Ti con 8 GB di RAM non ha senso. Può darsi che la RAM della 3060 sia più lenta di quella della Ti, sicuramente, ma cavolo, quindi non lo so, io credo che Nvidia abbia semplicemente affrettato troppo i tempi e sono certo che AMD quest'anno darà uno schiaffone considerevole a tutto quanto il mercato e anche ai vari competitors. Come ho detto, io non mi schiero né dalla parte di Nvidia né dalla parte di AMD, io mi schiero dalla parte dell'azienda che mi dà il meglio ad un buon rapporto qualità-prezzo. Io prenderò la 3080, sì, prendo la 3080, per il semplice fatto che streamando, renderizzando video e facendo content creation in generale, i vari tweak di Nvidia mi sono più che comodi, e quindi pagare 50 euro, magari fossero solo 50 euro in più, comunque pagare il sovrapprezzo per una scheda top di gamma della 3090 da parte di Nvidia, beh, per me ci sta. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Io vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. Io streamo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15, martedì e giovedì dalle 17, ma questo mercoledì, attenzione, saremo in live per vedere le performance delle nuove RX 6000. Oltretutto, se siete arrivati fino a questa parte del video, piccolo spoiler, martedì, cioè domani, streamo su YouTube. Venite a trovarmi. Nulla, che dire, vi aspetto mercoledì, vi aspettiamo sia io che Marco di MV Hardware. Ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao!